Cari amici di Radio Maria, un caro saluto a tutti. Leggiamo e commentiamo il messaggio della Regina della Pace dato attraverso Maria di Medjugorje il 25 febbraio del 2021. Cari figli, Dio mi ha permesso di essere con voi anche oggi per invitarvi alla preghiera e al digiuno. Vivete questo tempo di grazia e siete testimoni della speranza, perché, vi ripeto figlioli, con la preghiera e il digiuno anche le guerre si possono respingere. Figlioli, credete e vivete nella fede e con la fede. Questo tempo di grazia e il mio cuore immacolato non lascia nessuno di voi nell'inquietudine se ricorre a me. Intercedo per voi davanti all'Altissimo e prego per la pace nei vostri cuori e per la speranza nel futuro. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Bene, carissimi, questo messaggio, cari amici, non è che sia difficile da interpretare, però esige una grande attenzione. È diviso in due parti, a mio parere. Una prima parte, la più breve, che è formata dalle prime due righe, riguarda il tempo di Quaresima, che è un tempo di grazia, comunque, di preghiera. Ma sul tempo di Quaresima, su come impostare la Quaresima, la Madonna aveva già parlato nel messaggio del 25 gennaio, dicendoci appunto che come la natura si risveglia e si rinnova, così anche noi dobbiamo risvegliarci dal sonno stanco delle nostre anime, così come aveva detto una volta, e dobbiamo rinnovarci, appunto come la natura aveva detto nel messaggio del febbraio dello scorso anno, lotta per la vita dopo il gelo invernale. Quindi la Madonna fa un breve accenno al tempo di Quaresima e apre dicendo una frase che dovremmo, a mio parere, apprezzare in modo particolare. Cioè dice: Dio mi ha permesso di essere con voi anche oggi per invitarvi alla preghiera e al digiuno. Cioè la Madonna altre volte ha detto che Dio mi ha permesso. Altre volte ha detto Dio mi ha inviato. È vera l'una e l'altra cosa, cioè Dio l'ha inviata. Però c'è stato un momento in cui la Madonna, eravamo nel 1984, voleva non dare più messaggi perché la gente non li metteva in pratica. E mi ricordo che allora Padre Slavko, che era molto zelante, aveva organizzato degli esercizi spirituali in parrocchia proprio nel tempo di Quaresima. E la gente era accorsa, fervorosa, alla preghiera, alla confessione, al digiuno. E il giovedì santo, la Madonna, allora dava i messaggi tutti i giovedì, una volta alla settimana, la Madonna disse, questo era il giorno in cui io avevo deciso di non darvi più i messaggi e Dio mi ha approvato. Ma siccome la parrocchia si è rinnovata, vi darò messaggi come mai è avvenuto in tutta la storia del mondo. Eravamo allora nel marzo-aprile del 1984, è come si è avverata questa profezia della Madonna. Quindi da una parte è Dio che manda la Madonna, dall'altra è la Madonna che chiede dilazioni alle sue apparizioni. Perché già il solo fatto che i primi tempi a Medjugorje dicevano col decimo segreto a tutte sei veggenti sarebbero cessate le apparizioni quotidiane della Madonna, perché poi come sappiamo che i veggenti dieci segreti sono tre, sono Miriano, sono Ivanka, sono Jacob, però avranno un'apparizione per tutta la vita, una volta all'anno. Però si diceva, ai primi tempi, questo era quello
quello che aveva comunicato la Madonna, che col decimo segreto a tutte e sei veggenti sarebbero cessate le apparizioni quotidiane. Invece poi successivamente la Visca ha riferito quanto le ha detto la Madonna proprio in due trasmissioni dirette a Radio Maria. In diretta eravamo, che per me è stata una sorpresa, ha detto che nel tempo fino al terzo segreto la Madonna aveva ottenuto di continuare con uno dei veggenti che avessero le apparizioni quotidiane, che sono Visca, Ivan e Maria, di apparire ogni giorno e quindi dare anche i messaggi. Poi successivamente, non so se due o tre anni dopo, sempre Visca ha detto che la Madonna aveva ottenuto di apparire una volta al giorno in tutto il tempo dei dieci segreti. Quindi vedete che la Madonna che chiede a Dio di essere presente, lei vuole essere presente, vuole accompagnarci perché abbiamo bisogno di lei. Abbiamo bisogno proprio che lei venga, che lei ci conforti nella fede, che lei prega con noi, preghi con noi nel momento dell'apparizione e ci dia anche i suoi messaggi. Ecco cosa vuol dire Dio mi ha permesso, cioè lei ha chiesto, lei chiede a Dio quindi di prolungare il tempo dell'apparizione, perché siamo nella battaglia cruciale della storia della Chiesa che avrà come esito certo il trionfo del cuore immacolato di Maria. Quindi la Madonna, in poche parole, diciamo così, ripropone quanto detto già a febbraio, a gennaio, per il tempo quaresimale, cioè dato per scontato che ha già detto risveglio, rinnovamento di vita, preghiera, digiuno e rinunce. L'ha detto tutto a gennaio, adesso si limita a invitare alla preghiera e al digiuno. Questo, cari amici, queste due righe riguardano il nostro cammino di qui alla Pasqua. A mio avviso, cari amici, e non sono, dico a mio avviso perché anch'io sono un poveretto che faccio il mio meglio per capire i messaggi, può darsi che mi sbagli anche, può darsi che magari andando avanti capisca meglio, questo è normale. A mio avviso, il messaggio è diviso in quattro passaggi. Il primo l'abbiamo visto, gli altri tre passaggi riguardano il tempo futuro, cioè riguardano il tempo futuro, cioè quello che va oltre la Quaresima. Vediamo cosa la Madonna dice su questo tempo futuro che va oltre la Quaresima. Questo è molto importante perché se voi andate o leggete le dichiarazioni di vario tipo, vedrete per quanto riguarda il futuro ci sono varie dichiarazioni, quelle dei politici, quelle dei filosofi, quelle dei virologi, insomma scienziati eccetera. Per quanto riguarda il futuro c'è la barriera delle lingue, c'è anche da aver paura a volte perché prospettano un futuro o magari programmano un futuro che Dio ce ne scampi liberi, insomma meglio andare in paradiso prima. Per esempio, lo so, adesso faccio un piccolo esempio, la von der Leyen ha prospettato qualche giorno fa un futuro praticamente sanitario, perché dobbiamo attrezzarci perché ormai siamo entrati nella nuova era, l'era dei virus, e quanto dicono diciamo gli organizzatori del meeting di Davos, no? Che programmano il grande reset, l'era nuova dei virus invece dell'era nuova di Cristo dopo Cristo, l'era nuova dalla prima pandemia, dopo la pandemia, per tutte le altre pandemie. Abbiamo sentito invece un'altra voce, quella di Putin, che invece a mio parere in grande sintonia con la Madonna, è un dato di fatto, che ha messo in guardia l'umanità da non lasciarsi sfuggire la situazione di mano, perché ha detto siamo in un passaggio del tutti contro tutti, se ci sfugge la situazione di mano rischiamo di avere la distruzione del mondo, la guerra di tutti contro tutti. Cioè Putin è quello che ha visto meglio di tutti, cioè ha visto che il pericolo non è tanto il virus, il pericolo è la guerra. Allora vediamo come la pensa la Madonna, la si vede subito nel secondo passaggio quel che pensa la Madonna. Dice vivete questo tempo di grazia, cioè questo tempo di grazia è quello che ci porta al tempo dei segreti, che è il tempo in cui siamo ancora in tempo a convertirci, che siamo in tempo a prepararci
E magari anche questa pandemia, la Madonna la vede come un addestramento, un risveglio spirituale. Ma di fatto per molti lo è stata la pandemia, un risveglio spirituale, per altri un indurimento del cuore, ma per molti un tempo di grazia, perché se abbiamo visto in faccia la morte, abbiamo visto in faccia quanto il mondo è fragile, quanto la scienza è limitata, quanto gli uomini sono spietati e cattivi, quando non guardano più a niente se non a sopravvivere, come quando appunto si è al tutti contro tutti. Quindi, però per la Madonna questo è ancora un tempo di grazia, quello che ci porta i segreti. Ma perfino il tempo dei segreti è un tempo di grazia, come già vi ho detto, è un tempo di misericordia. Allora la Madonna ci dice: vivete questo tempo che avete davanti, quello che porta al trionfo del suo cuore immacolato, testimoniando la speranza. Cosa vuol dire? Che passeremo attraverso, come il popolo di Israele attraverso il Mar Rosso, con alle spalle il faraone e il suo esercito, con l'acqua che si ritira da una parte e dall'altra, no? Quindi si cammina nella fede, nella fiducia in Dio, oppure come il tempo di grazia, specialmente il tempo dei segreti, il tempo in cui i tre fanciulli ebrei sono entrati nella fornace ardente, ma il fuoco non li ha toccati, anzi si deve una brezza molto fresca, e fuori le fiamme andarono fuori e bruciarono i loro persecutori. Quindi Madonna ci dice: questo tempo che avete davanti è un tempo di grazia. C'è un tempo in cui dovete convertirvi, avvicinarvi a Dio, che il Signore sia il Signore della vostra vita, un affidamento totale al suo cuore immacolato, una esistenza cristiana mistica, direi, di unione permanente con Dio, perché questo è il viatico che ci porterà vittoriosi attraverso il tempo delle prove. Ora, noi diciamo ad oggi, attenzione, questo tipo di prove che abbiamo davanti, sappiamo che la Madonna le ha definite prove terribili. Quando ha parlato dei 10 segreti, ha detto: Miriana, ti ho mostrato cose terribili, quindi non siamo qui. Però voi siete testimoni di speranza. Perché testimoni di speranza? Perché la Madonna è qui per salvarci, l'ha già detto lei. Sa, devo distruggere le vostre vite e piante su quale vivete, ma Dio vi ama, ha dato me per salvare le vostre vite e piante su quale vivete. Quindi, testimoni della speranza, testimoni della presenza della Madonna, testimoni della fiducia che dobbiamo avere, della preghiera che dobbiamo far sgorgare dal cuore, delle mani che dobbiamo tendere. E poi, cari amici, qui c'è un vi ripeto, ma guardate che non c'è una parola della Madonna che non sia studiata. La Madonna ha detto: vi ripeto quello che vi ho detto prima della guerra, prima del crollo dell'Unione Sovietica e della guerra di Bosnia, che poteva innescare una guerra mondiale. La caduta dell'Unione Sovietica poteva innescare una guerra mondiale nucleare. Era nei programmi una cosa del genere, tutti lo sanno, che siamo salvati per miracolo. L'ha testimoniato anche San Giovanni Paolo II, quando appunto nel suo testamento ha scritto di ringraziare Dio perché ha preservato l'umanità dall'olocausto nucleare. Quindi vi ripeto adesso quello che ho detto allora, e poi quello che ho detto all'inizio della guerra terroristica, quando ci fu l'attacco alle Torri Gemelle, e cioè con la preghiera e il digiuno si possono respingere, allora dice, a fermare anche le guerre. Attenzione, cari amici, non ha detto anche la guerra, ha detto anche le guerre. Insomma, ha ripetuto la Madonna quello che ha detto dei momenti più tragici che abbiamo alle spalle, soprattutto quando per un pelo non ci fu la guerra mondiale, quando crollò il comunismo nel 1991. Allora la Madonna, nel gennaio 1991,
prima che nessuno sospettava che cadesse l'Unione Sovietica, disse, ci chiede nove giorni di preghiera e digiuno, poi lo ripete anche ad agosto, quando ci fu effettivamente l'inizio del crollo, e ci chiese un'altra novena di preghiera e digiuno, per fermare, disse allora nel gennaio 1991, perché Satana vuol distruggere la vita, la natura e il pianeta su quale vivete. La medesima cosa la Madonna ha ripetuta a marzo del 2020, salvo distruggere le vostre vite, la natura e il pianeta su quale vivete. La Madonna l'ha ripetuto a settembre, Dio vi ama e mi ha detto a me per salvare le vostre vite e il pianeta su quale vivete. E adesso la Madonna, per il tempo che abbiamo davanti, che porta al triunfo del suo cuore immacolato, ci chiede la preghiera e il digiuno. Per il digiuno significa mercoledì e venerdì, per tutto l'anno, a pane e acqua, da mezzanotte a mezzanotte, per amore della Madonna, per respingere le guerre che si prospettano, cari amici. Quindi, perché insisto su questo? Perché la Madonna non è preoccupata del virus, come siamo preoccupati noi, non è preoccupata per la pandemia, anzi, vorrei dire che la Madonna ci invita a usare la pandemia come tempo di conversione, di preghiera e anche di sobrietà, anche di sacrifici che bisogna anche fare, cari amici, perché andare fuori con le mascherine, il distanziamento e tutto quello che comporta comunque un'autodisciplina, non c'è dubbio al riguardo, che fosse anche più dura della preghiera e il digiuno, però la Madonna non è preoccupata da quello. Ma come ci ha detto in tutti i messaggi di questo anno di pandemia, è preoccupata perché abbiamo abbandonato la fede, la preghiera, abbiamo rifiutato la croce, abbiamo rifiutato la fede, insomma. E ci ha invitato quasi tutti i messaggi a ritornare a Dio, alla fede, alla preghiera, eccetera. Quindi la Madonna è preoccupata da questo. Cioè ciò che vi distruggerà sarà l'odio nei cuori, l'incredulità nei cuori, la rabbia contro Dio nei cuori, la presunzione, la superbia, l'avidità. E questo, tutto questo genera la guerra a livello interpersonale, a livello familiare, a livello di gruppi, finché poi diventa un incendio che incendia tutto il mondo. Detto da Putin, siamo al tutti contro tutti. Lui, dicendo questa espressione, Putin, si rifà a Steiner, che è un esoterico, un filosofo esoterico, che già all'inizio del secolo scorso, del 1900, aveva preannunciato la distruzione dell'umanità del tutti contro tutti. Aveva già scritto un panorama che però, come vedete, la pandemia non c'entra. O se vogliamo parlare di pandemia, parliamo della pandemia dell'odio, la pandemia di Satana. Non la pandemia di questo virus. Sì, ma poi ci sono quelli che poi tirano fuori le loro teorie. Sì, ma questo virus, per carità, io dico questo, che solamente una guerra può distruggere il pianeta. Non vedo come un virus può distruggere il pianeta, scusate. La Madonna perché dice, ha insistito due volte nel dire che Satana vuol distruggere la terra, vuol distruggere le vostre vite, poteva fermarsi lì sì o no? Certo, poteva dire guardate che Satana vuol distruggere le vostre vite, no, ha detto Satana vuol distruggere le vostre vite e il pianeta su quale camminate, cioè ha rinforzato proprio a dire la terra, ma come la distruggi la terra? La terra la distruggi con gli armamenti atomici o i nuovi armamenti, non c'è dubbio al riguardo, quindi per me è data a parte lei qui come regina della pace. Quindi io vorrei appunto che noi ci spostassimo un pochettino, diciamo, ci mettessimo in sintonia con la Madonna. La Madonna ha due preoccupazioni: la perdita della fede, il rifiuto di Cristo, la negazione del cristianesimo, la nuova religione idolatra, atea e panteista. E appunto che apre la strada a Satana, il quale semina nei cuori l'odio e con la guerra vuole distruggere la terra. Il pianeta su quale viviamo. Questa dunque è passare dalla preoccupazione del virus, che a mio parere prima o poi finirà come sono finiti gli altri.
con i vaccini o senza vaccini, per me finirà come sono finiti gli altri, che ci sia l'era dei prossimi virus, la prossima era sia di virus. Io non ci credo, cioè non rientra nelle mie prospettive. Non c'è nessuna traccia di queste proiezioni del futuro da parte di Messaggio della Madonna. Nel Messaggio della Madonna c'è la proiezione degli effetti nefasti del peccato nel cuore dell'uomo, cioè l'odio, la guerra, l'arroganza, la superbia, l'avidità. Quello produce la guerra e la distruzione del mondo e delle nostre vite. Per questo la Madonna ci richiama alle armi con le quali, con la piccola comunità di Medjugorje e poi con tutti quelli che hanno risposto alla chiamata, cari amici, ha ottenuto il crollo del comunismo senza spargere sangue, di fatto. Poi ci fu la coda della guerra in Bosnia, ma rispetto a quello che poteva accadere è poca cosa. Cioè la preghiera e il digiuno. Quindi ecco qui il secondo passaggio importantissimo. Vivete questo tempo di grazia, siate testimoni della speranza, perché vi ripeto, figlioli, con la preghiera e il digiuno anche le guerre si possono respingere. Cioè il futuro che ci può distruggere sono le guerre. Chiaro? Poi usano questo virus per fare quello che vogliono fare loro. Chi lo fa? Le grandi elite mondiali, soprattutto quelle finanziarie, insomma, che poi influenzano tutto, insomma, hanno vari mass media, eccetera, no? Ma in realtà quello che cova, cari amici, Satana vuole molto di più che una dittatura sanitaria, vuole annientarci tutti con la guerra. E poi ecco qua, cari amici, terzo passaggio importantissimo, perché il futuro è un futuro, a mio parere, dove Satana con la guerra vuole distruggerci e la Madonna interverrà per salvarci. Questo è il primo pericolo. Il secondo pericolo è di carattere spirituale, cioè siccome nel tempo dei segreti sarà riguardano il mondo ma anche la Chiesa, come già ci ha insegnato Papa Benedetto, Papa Emerito a suo tempo ci disse che tornando da Fatima ci disse che il terzo segreto di Fatima, che vede appunto con la visione dell'umanità, della Chiesa anzi, che fa questo pellegrinaggio verso il Calvario, dove man mano i fedeli cadono morti, anche i preti, i vescovi, anche il Papa, anche il vescovo di Bianco cade morto, e in un contesto di macerie. E Benedetto nel 2010, di ritorno da Fatima, disse: una parte si è realizzata, una parte si deve ancora realizzare, insomma. Quindi, cioè, è il tempo della persecuzione della Chiesa. Sarà un tempo in cui bisogna resistere. Ecco perché questo passaggio qui, il terzo, il mondo sarà minacciato dalla guerra, il mondo sarà minacciato dall'apostasia, dal rinnegamento della fede. Sono questi, dalle due bestie sarà minacciato, dalle due bestie dell'Apocalisse, capitolo 13, dal potere assoluto dell'uomo sull'uomo, che è appunto la bestia simile a una pantera, e poi dalla nuova religione che sorregge il potere politico, la nuova religione idolatra, atea, materialistica, che poi sfocia in ultima istanza nell'adorazione di Satana, perché appunto la seconda bestia dovrà supportare la prima bestia, cioè la nuova religione che deve supportare il potere totalitario. Noi dovremo resistere con parole che la Madonna aveva mai detto così forte: credete e vivete, credete e vivete nella fede e con la fede. Pensate con che forza ha detto che è necessaria la potenza della fede per resistere al tentativo di Satana di sradicare la fede del mondo e di impadronirsi del mondo. Ma finché gli apostoli di Maria resistono, non ce la farà mai. Quindi ecco qui il terzo passaggio. Dunque vedete, cari amici, le due parole chiave: guerra e
attacco alla fede. Sono le due parole chiave del futuro. Credete, figlioli, credete, vivete la fede con la fede. Questo tempo di grazia. E la Madonna ci dice, è chiaro che adesso, di fronte alla prospettiva di un mondo in guerra, ma noi preghiamo e digiuniamo perché questo venga evitato, comunque venga circoscritto, come la Madonna ha fatto anche in passato. E in un mondo di persecuzione anticristiana spietata, è chiaro che noi ci impauriamo. Ma la Madonna ci dice, attenzione, ci dice, non abbiate paura, non tremate e non scoraggiatevi, perché il mio cuore immacolato non lascia nessuno di voi nell'inquietudine. Dopo che ci ha detto quello, i pericoli che ci attendono sono quelli del virus, sono quelli della guerra e sono quelli dell'attacco alla fede. E ha detto, il mio cuore immacolato non lascia nessuno di voi nell'inquietudine se ricorre a me. Quindi, davanti a noi cosa abbiamo? Un tempo di grazia, perché comunque si manifesterà, è ancora il tempo della conversione, è il tempo in cui possiamo prepararci, possiamo rafforzarci, possiamo anche utilizzare la pandemia come modo per fortificarci, ma davanti a noi abbiamo, cari amici, la guerra e la persecuzione. Ma non dobbiamo aver paura, perché il mio cuore immacolato non lascia nessuno di voi nell'inquietudine se ricorre a me. Questo è carissimo, cari amici, poi non è soltanto questo messaggio è tutto il tessuto dei messaggi di questi ultimi 15 mesi, a partire da luglio del 2019, sono tutti molto precisi, cari amici. Quindi il mio modo di vedere le cose è questo. Noi siamo presi dalla pandemia, ma la Madonna ne parla poco, e ne parla solo per dirci approfittate per convertirci. Ci dice che questo è un tempo di grazia, anche davanti a noi abbiamo un tempo di grazia, ma attenzione che Satana cercherà di distruggerci con le guerre e con le persecuzioni, che è esattamente quello che è illustrato nel segreto di Fatima, la terza parte del segreto di Fatima. Ma alla fine, cari amici, quando noi in quei momenti ovviamente non avremo, come dire, in quei momenti in cui, diciamo, lo scoraggiamento, l'angoscia, la disperazione rischiano di sopravvalere, voi in quei momenti dovete essere testimoni della speranza. Per cui la Madonna prega perché non ci agitiamo, non ci inquietiamo, ma che abbiamo la pace nei nostri cuori, e così potete indicare nel momento della tribolazione la speranza nel futuro, cari amici. Questo è dunque il magnifico messaggio della Regina della Pace, che corregge un po' le nostre prospettive, anche le mie, perché comunque la Madonna ci accompagna nella comprensione dei suoi messaggi, se noi poi li leggiamo, ci preghiamo sopra, li ruminiamo come facevano i padri della Chiesa, no? Con le parole del Vangelo. Concludiamo di nuovo con la lettura del messaggio. Cari figli, Dio mi ha permesso di essere con voi anche oggi, per invitarvi alla preghiera e al digiuno. Vivete questo tempo di grazia e siete testimoni della speranza. Perché, vi ripeto, figlioli, con la preghiera e il digiuno anche le guerre si possono respingere. Figlioli, credete, vivete nella fede e con la fede questo tempo di grazia. E il mio cuore immacolato non lascia nessuno di voi nell'inquietudine se ricorre a me. Intercedo per voi davanti all'Altissimo e prego per la pace nei vostri cuori e per la speranza nel futuro. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Grazie alla Madonna per questa sua presenza. Cari amici, facciamo la nostra parte. Rispondiamo alla chiamata con generosità. Sintoniamoci con la Madonna, col suo sguardo. Facciamo nostre le sue raccomandazioni, cari amici, e anche un invito a tanti che, dei quali la Madonna neanche mi hanno preso in considerazione. Cosa aspettano? Non c'è più tempo ormai. È ora di rispondere.